con immenso piacere do il benvenuto a Radio Sud Italia Universo Rosso Azzurro a un grandissimo anche ex giocatore del Catania, oltre che telecronista sportivo. Benvenuto a Bruno Pizzolo. Salve, buongiorno, buongiorno a voi tutti. Allora Pizzo, per me è un immenso piacere avere l'opportunità nel mio piccolo programma di ospitare un personaggio del suo livello. Io ovviamente ho detto che lei ha giocato nel Catania e quindi lei, magari facendo un piccolo passo indietro, ci racconti anche di questa sua esperienza in rosso-azzurro, credo che sia incominciata nel 58, nel 59, e dei ricordi del Catania di allora. Ah sì, sono ricordi molto piacevoli, fermo restando che io ho avuto il piacere di far parte della rosa del gruppo del Catania, ma facevo quasi sempre la riserva, ero la riserva di Grani, ma di una squadra molto forte, tant'è che si vinse il campionato di Serie B e si salì in Serie A. Ed era un periodo in cui anche la città di Catania viveva momenti particolarmente favorevoli, no? Era nota come la Milano del Sud, una città ricca di traffici, viva, molto brillante, e la squadra era seguita dal pubblico appassionato allora come adesso, anche se il terreno di gioco del Cibali non era così bello verde tirato come oggigiorno, era quasi di lava triturata, no? Però ricordi estremamente piacevoli, anche perché io oltre a giocare frequentavo anche l'università, quindi ho avuto un impatto molto favorevole nei 2 anni in cui sono stato lì, e ho dei ricordi estremamente piacevoli, per cui anche ogni volta che torno a Catania incontro i vecchi amici, e ormai sai, hanno tutti una certa età come me, ma sono sempre momenti e ricordi particolarmente piacevoli e grati. Sicuramente posso dire che ha dato più Catania a me di quanto non abbia dato io calciatore a Catania, però insomma l'onore e il piacere di aver fatto parte di quel gruppo, e ricordo naturalmente molti anche dei miei amici, il capitano Rabuzin, c'era Calvanese, Macor, Zannier, tanta altra gente, Prenna, Michelotti, Morelli. Si parla spesso, Pizzolo, delle differenze tra il calcio di oggi e del calcio di ieri. Si parla che il calcio degli anni 60 era un po' il business economico dal punto di vista non soltanto calcistico, quindi del nostro paese. Secondo lei qual è la sostanziale differenza tra il calcio degli anni 60 e del calcio di adesso? Beh, ma sono differenze soprattutto di natura organizzativa, no? Si sono estremamente dilatati i costi e quindi l'aspetto di carattere economico-finanziario è diventato prevalente rispetto ad allora. Per cui adesso c'è questa difficoltà di far quadrare i conti. C'è questa attenzione esasperata verso le risorse da trovare, le difficoltà poi di restare competitivi sui mercati esteri, perché fuori d'Italia hanno la possibilità di far arrivare i campioni di tutto il mondo, mentre da noi, insomma, ormai da anni non esiste più quella specie di Eldorado calcistico che esisteva una volta. Vabbè, quando giocavo io ancora gli stranieri non è che fossero così numerosi come oggigiorno, ma quelli che arrivavano erano tutti molto bravi. Oggigiorno ci si lamenta dell'eccessiva presenza di calciatori stranieri, è vero soprattutto in rapporto al fatto che la qualità degli stranieri che arrivano non è eccelsa. Una volta invece lo straniero che veniva acquistato dalle squadre italiane era già un campione affermato, un campione insomma che dava garanzia anche di rendimenti adeguati, mentre oggigiorno molto spesso arrivano dei giocatori stranieri insomma che arrivano qui solo perché costano meno rispetto come investimento iniziale rispetto anche ai nostri calciatori. Però c'è una fondamentale differenza, ai miei tempi quasi tutti i calciatori delle maggiori categorie erano settentrionali, molti veneti, friulani, lombardi, c'era sì anche qualche sporadica presenza di calciatori meridionali, mentre oggigiorno i pochi, ahimè, giocatori italiani che fanno carriera e hanno la fortuna e la bravura di approdare nelle massime categorie sono tutti o quasi di estrazione meridionale. Questo è un dato di fatto incontrovertibile, una controtendenza rispetto ad allora. Un'altra domanda: il campionato di Serie B è storicamente uno dei campionati più difficili da affrontare per qualsiasi squadra. Il Catania lo sta affrontando da grande favorita, ma ha raccolto, ahinoi, 3 punti in 5 partite. Lei ha visto qualche partita del Catania, oppure che giudizio dà anche su questo inizio ad handicap del Catania?
Succede abbastanza frequentemente che delle formazioni retrocesse dalla Serie A e che partono sempre con il favore dei pronostici sentino un pochino all'inizio. È chiaro che il Catania sembrava una formazione predestinata, no, a risalire immediatamente, anche perché la sventurata retrocessione era arrivata dopo una serie di campionati nei quali il Catania aveva dimostrato di essere una squadra competitiva, tra l'altro dotata anche di un bel gioco e via dicendo. L'impatto iniziale con la Serie B è stato piuttosto difficile, però è chiaro che il campionato è molto lungo, c'è la possibilità di recuperare, purché non intervengano dei motivi di scollamento, che non ci sia quasi la rassegnazione a non poter far bene. Io credo che abbia tutte le possibilità, e io l'ho vista solo in televisione, la televisione è un gran bello strumento, però non sempre ti consente di capire il vero calcio, no? Il calcio visto dal vivo è tutta un'altra cosa, ma ritengo anche per il nome dei giocatori che ha a disposizione l'allenatore, il Catania possa e debba continuare ad aspirare ad una pronta risalita. Quello che ci auguriamo tutti, ma insomma sono 42 giornate, ne abbiamo fatto soltanto 5, a volte si dice che chi parte bene è metà dell'opera, però diciamo la B è un campionato che storicamente ci ha insegnato anche nelle ultime stagioni che a volte essere nel girone d'andata tra le prime 3-4 non è che sia sempre positivo, ci possa essere anche infatti è proprio perché è così lungo, è un campionato molto insidioso, no? È un campionato che ha un suo fascino, perché mentre nella Serie A è abbastanza agevole anche in sede di pronostico, in avvio, indicare magari non sicuramente la squadra che vince lo scudetto, ma le 3-4 squadre che occuperanno alla fine della stagione i posti più elevati per la Serie A, è un pronostico abbastanza semplice, no? La Serie B invece è difficilissimo stabilire in partenza quelle che possono essere le gerarchie, anche e soprattutto in considerazione del fatto appunto che, come dicevamo, molto spesso le squadre retrocesse della Serie A, che sono sicuramente come organico più forti rispetto sulla carta rispetto alle altre, stentano ad adattarsi immediatamente al clima della Serie B, che è un clima di un calcio un pochino meno sofisticato ma terribilmente difficile, proprio perché dovunque si trova agonismo esasperato, grande capacità di lotta nelle altre squadre e via dicendo. Bisogna in qualche modo che le retrocesse si abituino a questo clima particolare della Serie B, ed è qualcosa che anche il Catania deve cercare di superare al più presto e di mettersi con la giusta grinta, determinazione e soprattutto convinzione in un campionato che non sarà facile, ma che è senz'altro alla sua portata. Arrivano i saluti da parte di un tifoso che ci ascolta, Daniele, che tratta con me in trasferta a Crotone qualche giorno fa, perché come diciamo all'inizio programma, nonostante questa partenza da handicap, tifosi al Catania è sicuramente una risorsa. Guai se Catania perde l'appoggio dei suoi tifosi. Le passo anche gli amici di Tutto Calcio Catania che hanno delle domande per lei. Buon pomeriggio, Bruno Pizzul. Livio Giannotta. Io innanzitutto mi preme sottolineare la stessa cosa che ha fatto Igor, cioè che è un onore per me poter parlare con lei. Tra l'altro so che lei ha vissuto anche la Serie B da calciatore, per cui io domanda l'avrei a questo proposito in relazione proprio al campionato cadetto. Quali sono le differenze sostanziali tra la B di allora e quella di adesso? Come si vince? La qualità da sola può fare la differenza? La qualità naturalmente serve e conta sempre, ma già allora c'era una differenza sostanziale tra la Serie A e la Serie B, nel senso che nella Serie B c'era una maggiore determinazione agonistica, forse un tasso di classe nei singoli meno elevata rispetto alla Serie A, però era sempre un campionato competitivo ed estremamente difficile, proprio perché le componenti di carattere muscolare, la determinazione, la grinta, quel pizzico di cattiveria sportiva che serve, erano presenti praticamente in tutte le squadre che partecipavano al campionato di Serie B. In quest'ottica più o meno la situazione è analoga, e non sempre in Serie B prevale la squadra tecnicamente più attrezzata, finiscono per avere rilevanza anche fattori più legati all'autostima, alla voglia di far bene, al carattere e via dicendo. E sono doti che una squadra abituata al clima della Serie A, come dicevamo prima, una volta che si trova a dover competere in Serie B, stenta magari nelle prime giornate ad adattarsi a questo stato di cose. Abbiamo anche una domanda dal nostro regista Salvo, che ci domanda che ricordo ha Bruno Pizzul dei mondiali, tanto che Bruno Pizzul ha commentato tanti mondiali.
Eh beh, ho dei ricordi ovviamente piacevoli. Io sì, di mondiali ne ho fatti 9, ma ho cominciato a fare il telecronista ai mondiali di Messico 70. Poi è dall'86 che ho fatto il telecronista della nazionale. Ma dico francamente che mi sono più divertito forse a fare il telecronista quando non facevo le partite della nostra nazionale, fermo restando che è sempre un piacere, un punto d'arrivo professionale, diventare anche il telecronista della nazionale. Però per lunghi anni, essendo stato individuato come quello che sarei subentrato a Carosi e Martellini, avevo in occasione degli europei e dei mondiali una specie di diritto di prima scelta per le migliori partite fuori dall'Italia, e quindi ho visto delle partite straordinarie, no? Ripeto, fare la telecronaca della nazionale è sempre un privilegio, un grande piacere, però se da una parte c'è Italia contro Lussemburgo e dall'altra, che so io, Germania contro Inghilterra o Brasile contro Argentina, tutta la vita, no? A fare queste altre partite, quindi io ho dei ricordi piacevoli proprio per aver visto delle straordinarie sfide calcistiche anche al di fuori del lungo periodo in cui ho fatto il telecronista della nazionale. Sicuramente Pizzo, lei ha davvero tante partite da raccontare. Le passo all'amico Donato di Tutto Calcio Totale e poi l'ultima domanda e la congediamo. Buon pomeriggio Pizzo. Salve, buongiorno. È veramente doveroso dire che è un grande piacere parlare insomma con una personalità che ha fatto un po' la storia del giornalismo. No, ma io vi ringrazio. Di telecronista, non è che abbia meriti particolari. Detto questo, doveroso da parte mia, volevo più che sottoporle una domanda, una riflessione. Io vedo oggi insomma nei commentatori probabilmente che manca, prendendo il suo riferimento, la sua schiettezza, la sua onestà intellettuale, la sua anche carica. Non so se mi può dire se la pensa così anche lei. Ma sono cambiati i tempi, è cambiato il calcio giocato, è cambiato l'organizzazione, le strutture delle società ed è cambiato anche il modo di comunicare il calcio. Secondo me la differenza fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le partite trasmesse in televisione, è che è molto cambiato il modo con cui si fanno le riprese televisive. I registi di adesso hanno a disposizione un gran numero di telecamere, una ventina di telecamere, e le utilizzano in chiave quasi cinematografica, preoccupandosi più di confezionare un buon prodotto televisivo, una buona serie di immagini, e di riprendere la partita in modo da far capire bene quello che è il suo svolgimento. Il calcio è un tipico sport di squadra e quindi occorrerebbe sempre posizionare e utilizzare le telecamere in modo di far vedere la qualità della manovra, mentre oggigiorno si tende più a fare il campo stretto, il replay, la bella ragazza in tribuna, la luna piena, e c'è questa utilizzazione delle immagini che rendono non sempre ben comprensibile quello che è lo svolgimento della gara nella sua essenza, cioè nel gioco. E indubbiamente anche i telecronisti e quelli che parlano al microfono durante una telecronaca sono condizionati da questa frantumazione delle immagini, per cui in qualche modo anche il loro modo di seguire la partita finisce per essere così quasi portato alla distrazione da questo modo non sempre congruo di presentare le immagini sui delle schermi. Poi c'è un'altra fondamentale differenza. Noi facevamo le telecronache inizialmente da soli, poi magari con qualche commentatore. Oggigiorno sono in parecchi che si contendono il microfono e qualche volta si ha la sensazione che ci sia un'eccessiva verbosità. Si parla troppo, anche quando noi facevamo le telecronache da soli ci accusavano di essere troppo verbosi. Figuriamoci adesso che ci sono il telecronista principale, il commentatore, uno situato su una panchina e spesso uno sull'altra, qualche altro che opera dalla tribuna. E la televisione dovrebbe recuperare il valore fondamentale del suo essere, che è l'immagine. Forse troppe parole, qualche volta anche parole usate un pochino sopra le righe, con toni eccessivamente enfatici, ma questa non vuole essere una critica, è semplicemente una constatazione di del modo in cui si è venuto sviluppando anche il racconto televisivo, oltre che il calcio che si racconta.
Pizzoli, in chiusura ovviamente io le dico che siccome il Catania non ha fatto neanche una vittoria, se lei porterà bene io la ricontatterò tra qualche mese con immenso piacere. Poi le ultime due domande: tra le tantissime partite che lei ha vissuto da telecronista, quali sono le due che l'hanno di più emozionata? La seconda domanda, così mi risponde entrambi in maniera magari più scherzosa, il nostro amico Piero ci dice: fai simulare al signor Pizzoli un gol di Calaiò. Per quanto riguarda i ricordi delle partite, uno non può non essere un ricordo particolarmente doloroso e brutto, ma da un punto di vista proprio della mia coscienza di uomo, prima ancora del mio ricordo di giornalista, ed è quando, essendo stato inviato a Bruxelles per raccontare una partita di calcio, ho dovuto raccontare invece di 39 morti in una situazione assolutamente inaudita e inaccettabile. E per quanto riguarda invece i ricordi piacevoli, direi tutte le partite in cui abbiamo fatto bene a livello di nazionale, a squadra di club, però siccome io mi sono trovato a fare questo lavoro quasi per caso, non avevo mai pensato di diventare un giornalista sportivo, un telecronista, poi mi hanno preso a fare un concorso, mi hanno assunto e nel giro di qualche mese io mi sono trovato a fare il telecronista ai mondiali del Messico e solo qualche mese prima mai e poi mai avrei immaginato qualcosa del genere. E quindi le prime partite che ho fatto assieme a quelli che con me erano su altri campi, ma dei mostri sacri come Martellini, come Carosi e via dicendo, hanno suscitato dentro di me inevitabilmente, direi, una pioggia di ricordi che me le fanno rivivere come se fossero state delle bellissime partite, ma probabilmente era solo il quadro psicologico personale mio che me le fa ricordare così piacevole. Ricordo un quarto di finale Germania-Inghilterra a Lyon, straordinario, una partita che era la rivincita della finale dei mondiali di 4 anni prima tra Germania e Inghilterra, con la Germania che vinse per 3-2 dopo essere stata in svantaggio per 0-2 fino a 10 minuti dalla fine. Quindi è un cumulo di ricordi veramente straordinario. Per quanto riguarda il gol di Calaiò, e che vi devo dire? Ecco la palla che arriva a Calaiò, tiro, gol! E speriamo che sia realtà e non solo finzione. Esatto. Ciao ragazzi! Grazie Pizzul, buon pomeriggio!